Harry, perché mi hai chiamata qui? Entriamo nella camera dei segreti, devo dirti una cosa. Toh, guarda, ho trovato il dente del basilisco, ma è velenoso. Allora Harry, come sono andati gli esami di fine anno? A me sono andati benissimo, ho preso eccezionale in tutte le materie. Lo sapevo che saresti stata la migliore. I miei abbastanza bene, a parte i trigliceridi. Ho preso eccezionale in difesa contro le arti oscure, ma non lo aspettavo, sapevo che ero preparato. Veniamo al punto, lo so che non sapevi niente di pozioni, è andata tanto male? No, non malissimo, ho preso oltre ogni previsione. Ma è impossibile, non sapevi nulla? Diciamo che ho copiato. Ah, ecco perché mi hai portato nella camera dei segreti per parlarne. Non volevo che nessuno ci sentisse. Guarda Harry, sono arrabbiatissima, te la faccio passare io la voglia di copiare. Per dindirindina. Ho perso il treno e non riesco più ad attraversare il muro. Ora come farò a tornare ad Hogwarts? Ron ed Hermione mi stanno aspettando. Harry Potter, il ragazzo sopravvissuto, che ora sta per morire. Aspettavo tanto questo momento, ma vada che d'abra! Eccomi, signore. Mi ha fatto chiamare? Sì, Harry, caro. So che domani è una partita importante di Quidditch, ma ahimè non potrai partecipare. La professoressa McGranit mi ha detto che deve controllare che non ci sia traccia di magia oscura nella tua scopa. Quindi non sarai della partita. Ma, professore, io sono il capitano, devo esserci. Lo so, caro Harry, ma vedi, la vita a volte è ingiusta. Quindi mi dispiace, ma non potrai partecipare. Non mi interessa, giocherò la partita. Harry Potter, io sono il preside di Hogwarts e io decido. Ti servirebbe una bella lezione. Expelliarmus! Jack! Oggi Piton ha dato un sacco di compiti di Gryffondor, tutto perché Neville gli ha fatto esplodere un cannone in faccia. Ma ora che parlo di compiti, dov'è Hermione? Ma, pensavo lo sapessi tu visto che sei sempre insieme a lei. No, ma cosa dici? E almeno siamo solo grandi amici, non c'è nulla tra di noi. Ah, Silente mi ha detto di darti questo. Ah, grazie per avermi portato la spada. Tutto sommato questa spada mi piace. Sembra anche leggera e maneggevole. Sarebbe un peccato non usarla come si deve. Allora ragazzi, oggi ci alleniamo con il Void e con la pluffa. Ron, tu stai in forma. Uno, due, tre, su! Potter, oggi questo campo è mio, i serpeverde si devono allenare. Al favore il campo l'abbiamo prenotato da 2 settimane. Se non ve ne andrete chiamerò sempre. Sempre il solito cocco del preste. E vabbè, allenatevi pure, tanto non avete speranze. Soprattutto se tu, Potter, non potrai giocare. Ehi, eccomi Hagrid. Cosa volevi farmi vedere? Vedrai Harry, ti piacerà. Ah, già che siamo nella foresta proibita, un brutto presentimento. Tadan, ti piace Harry? Ma Hagrid, è un drago. Non un semplice drago, è un dorso rugoso norvegese. Non puoi tenerlo, mi spiace, lo dirò a Silente. Tu non direi niente, vero Norberto? Mi serve velocemente un nuovo calderone, o Piton mi ucciderà. Per la barba di Merlino, quando mai ho bruciato quell'orecchio? Non dovrei essere qui a quest'ora, se mi beccano. Potter! Cosa ci fai in giro a quest'ora? Lo sai che se ti scoprono rischi l'espulsione? Adesso lo sistemo io. Barista! 2 boccali di idromele! Uno, quello che piace a me. Allora, Potter, cosa ci fai in giro a quest'ora? Grazie, professore, ma ora dovrei andare. Non vorrei passare altri guai. Sei con me, tranquillo, Potter. Bevi, bevi.